Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi allenamento numero 2 della settimana, gambe e glutei. Solitamente i miei allenamenti gambe e glutei sono organizzati sempre nello stesso modo, non cambiano, perché c'è una prima parte dove mi focalizzo sui tre esercizi fondamentali che sono squat, stacco e hip thrust. E poi nella seconda parte faccio un focus glutei, quindi un circuito di tot minuti dove lavoro principalmente, mi focalizzo a bruciare le chiappe. La prima parte di allenamento solitamente la faccio in palestra, nella sezione sala pesi, perché faccio questi esercizi utilizzando i bilancieri, i manubri pesanti, kettlebell pesanti, insomma. Questa prima parte è focalizzata molto sullo sviluppo della forza e sollevo carichi belli intensi, almeno per me e per quello che sono riuscita a recuperare durante questi mesi in cui si è potuto ritornare in palestra. E vabbè, quindi io qui ho soltanto degli elastici. Ho appena finito questa prima parte di allenamento e ho fatto degli squat con l'elastico, degli stacchi con l'elastico più sottile e poi ho provato a fare degli hip thrust ma ho fallito miseramente e quindi vabbè, adesso cercherò di organizzarmi perché senza un peso solo con gli elastici e la sedia non è molto pratico, adesso devo studiarmelo. Evito di fare live o real time questa prima parte perché è veramente basic, noiosa, faccio 10-12 ripetizioni per esercizio con un minuto di pausa e lo faccio 3 volte, quindi comunque niente di interessante, anche perché comunque i carichi non aumentano, non riesco a fare piramidali, insomma sono molto limitata su questo fronte e vabbè. Però vi porto con me nella seconda parte di questo allenamento dove faccio un circuito glutei, quindi per farlo insieme faccio 40 secondi di esercizio, 20 secondi di pausa. Sinceramente vado molto con il flow, quindi mi metto a tappeto e incomincio a fare esercizi, esercizi, esercizi. Quindi vi porto a tappeto con me e poi io nell'editing vi saprò dire che esercizi farò. Io ancora non lo so. Quindi preparatevi per un circuito glutei di X minuti, questi minuti che vedrete qua. E basta. Iniziamo. Prima però dobbiamo fare un pochino di riscaldamento e mobilità, quindi 5 minuti ci mettiamo sul tappeto e iniziamo a muoverci. Allora inizio con un pochino di mobilità delle anche perché sono una parte che andrò a coinvolgere molto durante questo allenamento, quindi faccio delle aperture frontali. Dentro verso fuori e poi dall'esterno all'interno. Cambio gamba. Adesso mi appoggio al muro, scusate, mi do le spalle e slancio la gamba. Cambio.
qua, mi sposto su una gamba, mi appoggio, scendo, tiro, torno su e cambio. Se non ce la faccio mi aiuto con le mani, cercando di non cadere. Un po' mi muovo. Ok, attivo un po' i glutei passando da qua, quindi da schiena parallela al pavimento a un po' lo squat e su. Mi concentro sui glutei. E poi da qui su. Sono i good mornings. Ragazze, 5 minuti sono passati, quindi iniziamo subito con l'allenamento.
ragazze, ce l'abbiamo fatta. 30 minuti di esercizi focus glutei e un pochino di gambe. Ci sono stati alcuni esercizi belli, tosti e intensi, ad esempio il pistol squat, che devo rivedere assolutamente. E mi raccomando, quando non vi sentite confident con un esercizio, fatene un altro, non skippatelo, non c'è motivo, e sostituite quelli che non sentite vostri. Ci sono esercizi che ognuno sente in modo diverso. Ad esempio, io non faccio mai i Bulgarian squat perché non li sento assolutamente, probabilmente perché non li so fare, ma non sono un esercizio che mi trovo bene, come gli affondi. Quindi, insomma, questi workout spero che vi aiutino anche a capire quali sono gli esercizi che funzionano di più per voi, quelli meno, e insomma, imparare anche a imparare ad allenarsi, non soltanto seguire e eseguire come dei robot, ma cercate di ascoltare il vostro corpo e di capire quello che vi sta cercando di dire. Basta, dopo questa perla di saggezza, io vi saluto. Spero che questo workout numero 2 di questa settimana vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.